Si è svolta questa mattina a Palazzo Sirena a Francavilla al Mare la presentazione della sesta edizione della Michettiana Mediofondo d'Abruzzo. La gara ciclistica partirà domenica 22 maggio dal lungomare Francesco Paolo Tosti a Francavilla per un percorso di 120 km con passaggi a Rocca Montepiano, Passo Lanciano, Letto Manoppello, Tollo e l'arrivo di nuovo a Francavilla al Mare per un totale di 16 comuni interessati. Dunque, dal mare alla montagna madre, la Maiella, per poi tornare nuovamente al mare. Nella conferenza stampa di presentazione ce ne hanno parlato l'assessore alla pubblica sicurezza del comune di Francavilla, Leila Di Giulio, e l'organizzatore Claudio Coccia. Siamo molto attenti intanto alle attività sportive che non si sono mai interrotte in realtà, nemmeno con l'ultimo periodo che abbiamo avuto di restrizioni. Abbiamo avuto la Michettiana anche l'anno scorso. Siamo attenti a questa attività, a questa gara che è molto bella, molto sentita. Abbiamo persone che agonisti che vengono anche da fuori regione e permette appunto di mostrare alle telecamere le bellezze della città e anche delle zone limitrofe del nostro Abruzzo. Siamo giunti alla sesta edizione di questo evento che ormai inizia a essere, come dire, un appuntamento nel calendario di tanti appassionati, non solo abruzzesi, anche fuori di atleti provenienti un po' da tutte le regioni. E abbiamo riproposto il format dello scorso anno, mare montagna, quindi partenza qui da Francavilla al Mare e arrivo, transito su Passo Lanciano e ritorno qui a Francavilla. Sì, siamo alla sesta edizione, la partenza avverrà domenica alle ore 8 sul lungomare Tosti. Il percorso va in direzione di Passo Lanciano, dove sulle orme delle strade del Giro d'Italia, proprio pochi giorni fa, c'è stata una tappa straordinaria, tra l'altro, che ha ripercorso parte del nostro tracciato. E, sì, sono attesi tanti appassionati anche da fuori regione e ormai, come ho già detto, è un appuntamento fisso per tanti atleti.